on the rocks. Join the club. Electro Radio. Ti amo il venerdì sera, il venerdì sera, ti amo il venerdì sera. Ti amo il venerdì sera, il venerdì sera, ti amo il venerdì sera. Ti amo il venerdì sera, il venerdì sera, ti amo il venerdì sera. Ti amo il venerdì sera. Ma benissimo, partiamo subito col botto, è saltata la prima canzone. Peccato che non potete vedere la faccia di Gianluca nel momento in cui il computer ha segnalato un errore irreversibile. Io non me ne sono neanche accorta, sono sempre sul pezzo ragazzi, buongiorno. Allora, voi, vabbè, intanto presentiamoci, facciamo così. Non ho il jingle per Henry, cavolo, fa lo stesso. Perché noi abbiamo... Monica. I jingle di presentazione. Sì, allora io sono Monica. Gianluca, Gianluca. Ecco. E io me lo faccio da solo. Vai. Però lo faccio da Marco Ceo. E qui con noi altiamo Enrico. Enrico con noi. Fantastico. Allora io cerco di recuperare al volo la canzone iniziale. E noi diciamo due minchiate. Tipo che siete di nuovo altiamo. Oggi è sabato 30 novembre. Finalmente novembre finisce. È anche finito il Black Friday, forse. Finisce tutto, meno basta male, oggi non si poteva più di sentire questa compra, compra, compra di qua, compra di là. Siete sempre su Brown the Rocks e su Electoradio. Sì. Siete sempre in compagnia dei vostri speaker preferiti e oggi proviamo a mandare una canzone. Oggi c'è anche un ospite, ci sarà una sorpresa. Una grande sorpresa, sì. E adesso c'è un bellissimo pezzo. Che provo, non lo so. Beh, forse c'è un bellissimo pezzo. Proviamo. Il cuore a Mimmo! Il paracetamol 500 mg sitte tomas dos se vuelve a mí. Mirándote a los ojos tú me escondes algo más, algo más. Corazón a mí. Su Canto de Gabbiotas possiamo anche entrare, secondo me, direi. Bello, bello. Io immagino già le spiagge assolate iberiche con questo pezzo che impazza, cantato squarciagola dalle teenagers spagnole. Bello, bello. Sì, sì, anche secondo me. Vabbè, fa brutto se dico che, vabbè, a me non piace, mettiamola così. Come non ti no, piace? È la prima volta che Gianluca dice che qualcosa non gli piace. Allora, ci stanno già arrivando dei messaggi. Allora, Gianluca, ti odio insieme a Calcutta per sta canzone. Bellissimo. Subito battezzato il nostro Gianluca. Allora, poi c'è un altro messaggio. Ciao ragazzi, dall'autostrada dei Trafori vi amo a mille. Questo è che autostrada, scusa? Strada dei Trafori. Ah, dei Trafori, no, avevo capito dei tre fori. Questa era Roby. Pensavo fosse un'autostrada. Chi è Roby? Fortunato, dici? Proprio non, lui. Non conosco, ma ha detto che è bravo a fare le foto. Grande, ciao Roby. Se la cava, insomma.
Vabbè, quindi un breve sondaggio: piaciuta la versione spagnola di Paracetamolo? Io l'avevo già sentita e per fortuna avevo altro da fare, quindi mi ha fatto compagnia. Con le pulizie secondo me va bene, mentre fai le pulizie allora ci sta. Va bene. Beh, abbiamo imparato a dire paracetamolo in spagnolo. Paracetamol. Sì. Ti ci vedo a cantarla stile Freddie Mercury. Sì, 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 mentre faccio le pulizie, vestito da filippina, anche insomma una filippina di quelle di ampie vedute, insomma, quella che pulisce, ma non solo, è lì che comunque fa cose. Eccolo. Cucina, sì. Cos'hai capito? Cucina, insomma. Io ringrazio Calcutta. Fare. Ringrazio Calcutta, avrei voluto che questa canzone uscisse un paio d'anni fa, perché quando ero stata al Mad Cool mi ero risvegliata a Madrid con un mal di testa pazzesco. Avrei voluto sapere chiedere come si ordinava paracetamol. Del paracetamol. Però tra l'altro c'è una cosa che mi è successa qualche tempo fa. Praticamente c'è chi sostiene che prendere un 1000 è diverso da prendere da 2500. Io ho bisticciato con questa persona qua. Ma perché? Se il principio attivo è lo stesso. Lo so, però c'è chi dice che 1000 serve per il dolore, 500 per la febbre. Ma se ne prendi 2 da 500 non è la stessa cosa che prendere uno da 1000. Allora credo che bisognerebbe chiedere a Calcutta a questo punto. O magari un medico. O un medico. Che dici? O magari Calcutta è un medico, visto che poi in Italia i medici li fanno un po' tutti, anche i dentisti. Può anche essere. Può anche essere. Chi lo sa? Perché guardate me così. A proposito di perché medico. Sei l'unica film che già adesso vi faccio uno spoiler: che a proposito di medico, più avanti ne avremo uno in scaletta. Comunque va bene. Tu ti ricordi, Henry, come. Come è strutturato il Ti Amo? No. Assolutamente no, ma so che è una trasmissione che va per la maggiore, quindi voglio dire. No, dimmelo meglio. È una trasmissione che va per la maggiore. È una trasmissione che va per la maggiore. Sì, così va meglio. Così okay, va meglio. Grande. Allora, adesso c'è la prima rubrica che è la rubrica TVB, quindi dedicata agli artisti emergenti. Baby, tell me why either Lord you've been outside. Che in queste settimane è diventata un po' la rubrica di Poli. Ah, bene, bene, perché Poli insomma molto spesso vi accompagna in questa, sì, trasmissione. Esattamente, ed è lui che ci sceglie, praticamente sta scegliendo lui gli artisti, sì, che andiamo ad ascoltare. Siete in questa rubrica. Anche di quella merda di oggi l'ha scelto lui? Anche quella di oggi l'ha scelta lui, ah, che infatti è saltata. Perfetto. Quindi, ah no, vabbè, no. Ma che sta succedendo oggi? Oggi è il delirio. C'è un piccolo problema. Fortunato, dove sei? Vieni dall'autostrada dei tre fuori a darci una mano, che qua il computer fa le bizze oggi. Ma adesso Gianluca... allora dovete darmi un secondo, voi continuate a parlare di Poli, che ne sì, so, potrebbe essere un'idea. Dicevo, quindi voi avete, se siete messi così male che avete delegato a Poli la scelta degli artisti emergenti, giusto? Ho capito esatto, bene? Esatto, esattamente. Ma avete, non so, una punizione, siete i domiciliari? I lavori no, abbiamo utili. Pensato no, che una... semplicemente è il più giovane, esatto, tra di noi. Esatto, una mente giovane potesse aiutarci in questa cosa. Effettivamente ha fatto il suo e ci spiace che oggi non sia qui presente con noi. Sì, 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 anche dire anche lui. Ok, ci sto riprovando, forse ci siamo. Ci siamo. Quindi l'artista suggerito da Poli questa settimana è Georgines e il primo pezzo che ci ha suggerito lui è Questa città. Trovo dentro ciò che scrivi ma non so più chi sei. Ti penso solo sorridendo e non lo dico mai. Questa città per me non ha senso, non so nemmeno dove. Città per me non ha più senso. Voglio nuove regole per poterle infrangere. Non so che ti fa dire il mio modo di crescere. È che mi piace tanto, perché
grazie Poli. Grazie Poli per questo fantastico. Chi erano? Mi ricordo. Georgines. Georgines. Sì, che è un gruppo, però in realtà è il progetto della cantautrice e chitarrista Giorgia D'Eraclea. Ah, chi è? È Georgines. Va bene, bel pezzo che ci ha proposto Poli. Grazie Poli, continua a lavorare nelle retrovie per poterci sempre proporre delle novità che sono. Allora, qua intanto ci arrivano dei messaggi al 349 1927726. L'ho detto giusto? Sì, io sono l'unico coglione che non l'ho ancora imparato a memoria, ma fa lo stesso. Allora, c'è una foto di Roby in macchina che sta guidando. Ciao Botti, Roberto è mio ostaggio. Ditemi voi la cifra se volete. Ma se lo rivolete indietro. Figura. quindi 5 euro per l'acqua, se quello ci basta. E poi ci spiegano il perché il prendere 2.500 non... Abbiamo un medico. Quindi è fondata questa critica che si fa. Sì, perché è diverso, perché assumiamo il doppio degli eccipienti. Ah, vedi, quindi il principio... Ma gli eccipienti non dovrebbero servire a un cazzo, no? Cioè il principio attivo quello che fa. Lo so, però in effetti l'eccipiente, sai quanta gente è sotto quegli eccipienti? Sai quanta gente è eccipiente? Sono dipendente dagli eccipienti. Non lo so, chiediamo lumi al dottor Checco che ci ha scritto questo messaggio. Grazie, okay. Grazie. Bene. Ok, quindi secondo pezzo, sempre scelto e selezionato accuratamente Dal nostro Poli. Ok, questa volta è partito sempre Georgines, sempre progetto Georgines, Controllo. Sei l'unico al mondo per cui valgo qualcosa. Sarà per questo che mi hai chiusa nella torre più alta. Le catene ai piedi con addosso segni che non vedi più perché non guardi me, non guardi me. E giro sempre in tondo, giro sempre in tondo. E tu rimani fermo, tu rimani fermo. Vicino, vicino al mio collo. Hai detto, l'hai visto. Che cosa mi hai fatto? Io ero tranquillo, io ero tranquillo, io ero tranquillo. Legate le piedi con addosso segni che non vedi più perché non guardi me, non guardi me. E giro sempre in tondo, giro sempre in tondo. Bravo Poli. Bravo Poli. Brava questa levante. No. No. Frecciatine, ridate la frecciatina. No, Georgines. No. Beh, però no, bravo Poli, mi sono piaciuti questi due pezzi. Basta, adesso troppi le complimenti. Le quote rosa di oggi sono finite, tra l'altro. Perché sì. No, non è vero. In realtà qualcosa ancora c'è al fondo. Se ci arriviamo al fondo, ragazzi, perché ma certo oggi è impegnativa. Se mi devo toccare, scusa, certo che ci arriviamo. Cosa dovrebbe succedere? No, dai Gianlu, un po' di ottimismo. Ma ci sono delle surprise. Esatto. Io comunque volevo solo dirvi che sono già passati tipo 20 minuti e non abbiamo ancora detto praticamente un cazzo. Perché di solito diciamo qualcosa? Beh sì, dai. Cioè, quando c'è Roby, allora noi lo critichiamo, ma in realtà lui è quello che prende, si documenta sull'artista e dice due notizie sull'artista. E noi invece proprio zero. Sì, io invece mi sono documentato e abbiamo sentito Georgines, due pezzi. Vedi, ok, sono documentato. Cioè, ti ricordi anche i titoli? Scelti da Poli. I titoli sono Baselunga.mp3
è 2009.mp4a. Fantastico. Guarda, c'è scritto sul foglio lì, ma devi sì, fare il bingo. Prima hai anche sbagliato, è questa città. Sì, questa città è controllo. È controllo. Controllo, quello che ogni tanto ci manca, diciamo la tipo in questo momento. Esatto. Esatto, invece adesso è arrivato il momento della rubrica più bella di tutto il Ti Amo. Sarà perché l'ho nominata io. Ti stimo? Eh certo, okay. Non te lo ricordi quella sera, quello stato di ubriachezza folle? E tu e Roby che cercavate un nome per questa rubrica? Sì, che poi alla fine doveva essere anche il nome del DJ set, invece è cambiato. Cambiato, tra l'altro è ancora cambiato rispetto a sabato scorso. Sì, perché comunque diciamo ai nostri ascoltatori che oltre al DJ set Ti Amo c'è questa lo posso dire Gianlu, sì. Che cosa? Del DJ set del Ti Stimo. Beh, è già uscito l'evento, quindi... Ok, quindi ci sarà un sacco di bella musica. Un sacco di bella musica sabato prossimo. Dove? Al Boglione, ci sarà la serata Trappiamo. Trappiamo. Bene, un gioco di parole. Hai visto? Bellissimo, da ideare. Sì, sì, io ci ho messo mesi e non è venuta neanche a me questa roba qua. Ah, ok, a Poli, cioè, dimmi che anche Poli ha inventato. Ah, no, meno male. No. In questo caso devo ringraziare Elso che mi ha dato una ciao mano. Ciao Elso. Quindi una serata dedicata solo alla trap italiana. Imperdibile. Mi dici solo che giorno è che c'è sabato, sabato qualche altro impegno. Beh, okay. Ma sabato prossimo, se a qualcuno non piacesse la trap, se dovesse essere troppo estremo, mi sembra strano. Però in realtà c'è anche una serata Ti Amo a Saluzzo. Come after show del reading di Collini. Sai che Collini Max sta facendo... Collini legge l'Indy. Ah, pensavo che fosse l'arbitro, ma quello era Collina. Esatto. Sì. Max Collini, sai di chi stiamo parlando? Assolutamente no. Non no, so Max chi Collini è off laga di Scopax. Off laga di Scopax, sì. Il prossimo argomento qual è? Peccato. Ok. Comunque Max Collini sta facendo questo tour dove legge l'Indy, legge i testi delle canzoni indie. Ah, che bello, interessante. Molto. Ha fatto anche proietti. Ok, con l'Indy proprio? Sì, recitato due o tre testi, tra l'altro anche paracetamolo. Era uno degli sketch di proietti. Quindi Collini non ha inventato nulla. No, ma chi lo sa, chi dei due. Chi è stato prima? Chi ha avuto l'idea per prima? Vabbè, c'è da dire che proietti lo fa in maniera ironica, magari Collini ci crede davvero. No, lo fa. Assolutamente, sì. Ma noi qua si stava parlando di trap. No, ma io stavo dicendo a chi non piacesse la trap, può andare al Circolo Margo, al teatro di Saluzzo, del quale adesso non ricordo il nome, dove ci sarà appunto quanti Collini, teatri ci saranno a Saluzzo, hai anche ragione, uno ce n'è. Dove Collini, ci sarà il reading di Collini e poi ci sarà DJ set Ti Amo. Benissimo, quindi vista quanta pubblicità mi sto facendo. Tutto ciò soltanto per ritardare il momento in cui noi ascolteremo il prossimo pezzo. Sì, perché ragazzi è uscito niente, non è uscito assolutamente niente stasera. No, stasera, oggi non va, oggi non va, quindi non li ascoltiamo, ma a me va anche bene così. No, ci stiamo ascoltando un jingle. Allora, spieghiamo un po' ai radioascoltatori cosa sta succedendo. Un casino. Un Gianluca in palese difficoltà, perché lui si è in maniera puntigliosa preparato tutta la scaletta ed era gasatissimo. Ok, sono saltati due pezzi di fila. Esatto, fantastico. Era gasatissimo perché guarda c'è tutto, anche con i numeri, una roba ben fatta. E invece non sta funzionando nulla. E invece il dio dell'informatica si è rivoltato contro di te. E cosa succede? Ogni volta che skippa l'intro per andare sulla canzone, la canzone sparisce. La canzone sparisce, quindi lui deve ricaricare e io e Monica dobbiamo insomma intrattenere. Ma spiegando. Poi soprattutto voi non sapete che noi stiamo andando a recuperare un pezzo che quando l'avremo recuperato voi direte ma tutto sto casino per questo pezzo qua? Certo, perché questo certo. È il Ti Stimo, giusto? Esatto, il Ti Stimo, quindi solo musica trap, solo musica rap, solo roba italiana e insomma. Allora, intanto salutiamo Sara che ci ricorda Teatro Magda Olivero. Grazie. Bene, grazie Sara. Ok, niente, io ci sono, ci riproviamo? Ci riproviamo. Vai. Anche perché, ragazzi, possiamo perderci il nuovo della Dark Polo Gang. Potevamo perdercelo, e invece ce lo sentiamo. Che si chiama anche Glock. In casa con una Glock. Più di un infame mi vorrebbe morto. Non rispondo più alle phone. Vogliono i miei sogni, quindi io non dormo. In casa con una Glock. Più di un infame mi vorrebbe morto. Non rispondo più alle phone. Voglio i miei sogni, quindi io non dormo. Come una Glock, catena gelida. Come una Glock,
io faccio ratata. Il mio nome è strada anche se non sono in strada. Porto 20.000 solo con la collana. Cuore freddo paro solo a metà chi paga. Tengo una pistola, una modella per casa. Zero sono il tempo di nero. Meglio cattivo ma restando vero. Fantasmi nel mio back ma non guardo indietro. Stavo solo giocando, ora faccio sul serio. Giovane, ricco e selvaggio. Nuova De Mar sul mio braccio. Diceva non smetti sei scarso. Per sparare ci vuole coraggio. In casa con una Glock. Più di un infame mi vorrebbe morto. Non rispondo più alle phone. Vogliono i miei sogni quindi io non dormo. In casa con una Glock. Più di un infame mi vorrebbe morto. Non rispondo più alle phone. Vogliono i miei sogni quindi io non dormo. Come una Glock. Catena gelida. Come una Glock. Io faccio ratata. La mia Glock spara, la mia cimballa. Gigi non parla, Gigi non habla. Tu sei un bla bla, non sei un Batman. Cosa c'ho in tasca, cosa c'ho in casa? Ok, c'ho una Glock, spara contro gli ops. Double cap in mano, sai che io bevo wok. Guarda il dupe camo, sai che io vesto off. Sono sul divano, infatti join come Bob. Gigi BBC, fumo BKO. Pim 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 come la mia Glock. Calario nei monti, ma stare in T-block. Ecco, in faccio conti, soldi sembrano dos. In casa con una Glock. Più di un infame mi vorrebbe morto. Non rispondo più alle phone. Vogliono i miei sogni quindi io non dormo. In casa con una Glock. Più di un infame mi vorrebbe morto. Non rispondo più alle phone. Vogliono i miei sogni quindi io non dormo. Volevo una pistola per difendermi come un americano ma con le fondine Fendi. L'unica volta che ho sparato era dalla finestra. E non era una Glock però era una Beretta. Non rispondo al cell phone. Faccio il bello e il brutto a tempo. Giù con Andrew Wayne e Draft Gold. Dormo poco pure quando non mi sveglio presto. Yeah. La mia Glock fuma come questa can. Leggendo sta nan, questi li metto nan. Lo stavo per comprare, pure se grattata. Non voglio più parlare, adesso spara. Come una Glock, catena gelida. Come una Glock, io faccio ratata. Brown the Rocks, join the club. Electro Radio. Piove, ho un tuffo al cuore, mi sembra come il 2009. Scarpe rotte, buffi e sole, mi sogno altrove, è il 2009. Non tornavo mai a casa nel 2009. Ho ancora quella giacca del 2009. Ogni giorno pasta al pesto, bruciavamo le presine. Nel computer it's from the bong dei Cypress Hill. Per fa' una canna incollavamo 5-6 cartine. Collezionavo posti per fumare nelle vie. Piazza del Popolo, vola Veno, San Pietrini. Facevo sega a scuola, piannar Virgilio. Andavamo alle serate, tornavamo a casa a piedi. Mi ricordo che l'asfalto non sembrava così grigio. A Roma piove, ho un tuffo al cuore, mi sembra come il 2009. Scarpe rotte, buffi e sole, mi sogno altrove, è il 2009. Non tornavo mai a casa nel 2009. Ho ancora quella giacca del 2009. Era il 2009, vendevamo il fumo fuori alle scuole. Ridevamo mentre progettavamo soli. Forse quell'anno è stata anche la prima volta che mi si è spezzato il cuore. Sussurra mi diamo sottovoce. Tornavo dallo stadio la domenica senza voce. Passavo sere dentro un garage a coce. E il sabato sera piazza della Quercia a fa' lo schifo al villaggio. I sentimenti erano più veri. Vorrei tornare a casa e ridere come facevo ieri. Una tedesca a Carlo Felice. C'era sta 66 a 1,70. La terapia non basta, ma Roma era sempre la stessa. Tombini pieni di merda.
travestiti. Allora, è arrivato pieni il momento. Di merda, è stata Tondini l'ultima cosa che merda, ho sentito, sì. Signori. Sì, questo era il nuovo tratto dal nuovo album di ASP 126 o ASP 126 o ASP 126. No, lo sappiamo, quello è Ugo Borghetti, che deve essere quello del caffè Borghetti. È quello del caffè, esattamente, proprio lui. Buono. Figlio d'arte. Vabbè, così era per dire una cazzata. Comunque è arrivato il momento magico. Sì, della nostra sorpresa. Surprise. Allora, voi come sapete, non ti palesare, aspetta un attimo. L'avevo portato un attimo. Con calma. Allora, nel mondo indie è pieno su YouTube di ragazzi che fanno le cover di canzoni indie. Ehi, sì. Su YouTube, e le pubblicano e hanno anche un sacco di visualizzazioni, e alcune addirittura come Asia Gergo, che è stata una delle prime che è iniziata a fare queste cose qui. Sì, è una tua concorrente. Mi poi è arrivata ad avere anche un contratto e a far musica sua. Quindi esatto. Non far più cover. Noi abbiamo deciso, altiamo di sì, abbiamo pensato portare, perché ce l'hanno tutti e noi non ce l'abbiamo. E anche noi abbiamo il nostro coverizzatore. Però in questo caso coverizzatore fa schifissimo comunque. Ma sì, va bene, coverizzatore, ci piace. Il nostro copritore. Si sente la chitarra? Si sente, perfetto. E quindi, però abbiamo deciso di farlo restare, almeno non abbiamo deciso lui, ha deciso lui di rimanere anonimo. Sì, perché io tengo tanto soldo, no, c'è un casino. Ecco, perfetto. Allora, oggi è la prima volta, ma secondo me sarà la prima di tante. E già disperato, nostro ospite. Tra l'altro non è venuto da solo, è venuto accompagnato. Sì, Auguriste, che sei bravo, c'è un bravo guaglione che canta, buono. Allora, che canzone ci hai portato oggi? La musica non c'è. La musica non c'è? No. Di? Non mi ricordo più. Coez del buon Silvano. Allora facciamo così, io metto una pausa qua, tac, così, ok. Volevo dirti tante cose, ma non so da dove iniziare. Ti vorrei viziare, farti scivolare addosso questo mondo infame, mettermi fra te e cento lame mentre cerco il mare. Penso non avrebbe senso fare un tuffo immenso se non ci sei tu a nuotare. E tu che sai colmare, e tu che sai calmare. C'è troppa luce dentro la stanza, questo caldo che avanza, io non dormirò. Scusa se non parlo abbastanza, ma ho una scuola di danza nello stomaco. E balla senza musica con te. Sì, bella che la musica non c'è. Vorrei farti cento cose, ma non so da dove iniziare. Ti vorrei viziare. Bella che non ti va di ballare, ma bella che se balli le altre ti guardano male. C'hai qualcosa da insegnare. Mi metti in crisi in questo testo, non ti riesco a disegnare. Vorrei portarti in mare, anzi portarti in mare. Yeah. C'è troppa luce dentro la stanza, questo caldo che avanza, io non dormirò. E scusa se non parlo abbastanza, ma ho una scuola di danza nello stomaco. E balla senza musica con te. Sì, bella che la musica non c'è. In fondo tutto quello che volevo, io lo volevo con te. E non è facile trovarsi mai, oh mai, oh mai. E tu mi dici meglio se ora vai, ormai è tardi. Sono una tragedia proprio, ormai è tardi. C'è troppa luce dentro la stanza, questo caldo che avanza, io non dormirò. Scusa se non parlo abbastanza, ma ho una scuola di danza nello stomaco. Balla senza musica non c'è. Sei bella che la 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 musica non c'è. Yeah.
Grazie guaglioni, questa è la nuova cover, il mio nuovo disco. E se volete accattarvelo costa 154 euro. Soprattutto i 4, 4 euro che sono spedizione. È tutto gratis a casa, questa è art. Grazie a Otiamo per avermi ospitato. Io tornerai, tornerai. Andrà, sì. Certo che torna. Mo vado ad andare che da piattino. Ma allora a sabato prossimo con un pezzo trap, però. Un pezzo trap, quindi trap è se un bello genere musicale, mi piace assai. Trip e trap, tra l'altro arrivano anche messaggi dagli ascoltatori, coverizzatore ti amo, altro che Coez. Chi se ne è una guagliona, è una guagliona. Speriamo è una guagliona, è una guagliona. Okay. Esatto. Allora, se una guagliona, se una bella guagliona, tieni i soldi? Perché io, se, no, purtroppo no. Vabbè, ma signor coverizzatore, come materiale lei, cioè che pensa già subito ai soldi? Pensi alla fama. Tutta la fame che le abbiamo regalato. Io tengo fame, non tengo la fame. Questo è un problema. Giustamente. Bello però anche la doppia voce. Non vogliamo presentarlo anche questo corista? Sì, Gaetano. Non vuole dire qualcosa? Gaetano. Mi chiamo Gaetano. Bravo Gaetano. E tenga riebet. Vederci un attimo un ritornello. Oh, bravo, bravo. Un bravo guaglione. Benissimo, Gaetano. Benissimo. A sabato prossimo. Grazie, 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 grazie. Ringraziamo i nostri coverizzatori. È stato un momento altissimo di Radio Italiana. Che sarà irripetibile. Irripetibile, no, ma speriamo di ripeterlo invece. Livelli altissimi, sì, livelli esatto. Altissimi. Allora passiamo alla prossima rubrica. Forse, se riusciamo ad ascoltare qualcosa, perché oggi è tutto oggi è un casino. Così. Vabbè. Intanto abbiamo salutato il coverizzatore che se n'è andato, è andato a mettere il piattino fuori, però speriamo di averlo di nuovo presto con noi. Bravissimo, bravissimo davvero. Ecco. Mi è piaciuto. Avete avuto una buona idea invitarlo, sì. Sì, 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 vero. Lascio volentieri il microfono quando c'è lui, perché insomma. È raro vedere questi personaggi comunque provare a interpretare la musica la musica moderna, ecco. Scusate. La musica indie. Come si chiama Coez di cognome? Tra di nome, scusate. Di nome è Silvano. Silvano Coez. Silvano Coez. No, è Coez. Coez. No. Silvano non lo so. Che tra l'altro lui ha iniziato la carriera facendo le cover di Calcutta, se non sbaglio. Ah, hai capito? Un Inception. No, beh, non è che abbia iniziato, lui ha iniziato la carriera come rapper, sì. Però poi ha fatto un album di cover tra le quali anche Cosa mi manchi a fare di Calcutta. Quindi il nostro coverizzatore misterioso il prossimo anno lo troveremo negli stadi. Hai visto sì. Mai? Negli stadi, sì, sì. Secondo me è bravo. È un po' faccia da cazzo, ma è bravo. Adesso, va bene, io ci riprovo, faccio un click, vediamo se a sto giro niente. Non, niente. Non si può fare. Allora, coverizzatore, adesso basta, però se ne vada via. È qua che gira, che cerca di vendere i CD a tratto a dei prezzi. 154 euro, ma se lo comprate qua, i 4 euro di spedizione potete non metterli, giusto? Sì, lo so, okay. Che c'è anche il corista, ma il corista glielo do io, poi, cioè gliele dà poi il coverizzatore. Ce l'ho fatta, diventa lunghissima così oggi, io ve lo dico, sì. Quasi impossibile. Comunque andiamo ad ascoltare Willy Peyote con Catalogo. Facciamo parte di un catalogo e siamo noi stessi a vendere il prodotto. Con le foto in primo piano, in bella posa, con la descrizione sotto. Facciamo parte di un catalogo, sfogliamo sorridenti, cercando recensioni negative dei clienti. Tutti in vendita e tutti acquirenti. Ci mettono al millimetro algoritmi intelligenti. Sanno cosa dici anche quando sono spenti. Sanno cosa serve per sentirti un vero uomo. Sanno che domani te ne servirà uno nuovo. Tutto è bene quello che finisce. Uno nuovo mi sostituisce. Ora che tu invecchia prima, dalla sera alla mattina. Tutto è bene quello che finisce. La solitudine un po' ti imbruttisce. Ora che tu invecchia prima, dalla sera alla mattina. Ora che tu invecchia prima siamo molto più esigenti, più ossessionati dall'estetica, più attenti. Essere in vetrina in mostra a tutti i conoscenti e loro sembrano contenti. Tu che cosa serve? Mostra solo il bello e tutto poi lo mascheri. Se tutto non si sgama è solo strategia di marketing. Online Gianluca Vacchi, weekend inizia martedì, ti deve 30 euro, sparisce per non dartela. Cambiando il cellulare sempre vecchio, ringiovanisce la figura nello specchio. Un ritratto del moderno Dorian Gray, è selfie di un cinquantenne, collego adolescente tipo brufoli apparecchi. Facciamo parte di un catalogo e ci basta un click per scegliere il prodotto. Ma sei triste pure troppo, di filtri l'obiettivo, pensa quanto sei triste dal vivo. Tutto è bene quello che finisce, uno nuovo mi sostituisce. Ora che tu ti invecchia prima, dalla sera alla mattina. Tutto è bene quello che finisce, la solitudine un po' ti imbruttisce. Ora che tu ti invecchia prima, dalla sera alla mattina. Cosa manca a queste vite per sembrare vere? Quanto devono durare per sembrare intere? Capire quando andare, quando rimanere? Per favore.
cameriere. L'obsolescenza programmata è una risorsa anche nelle relazioni personali, perché quando il tempo passa è un po' una morsa, i giorni sono tutti uguali. Tutto è bene quello che finisce, uno nuovo mi sostituisce. Ora che tu si invecchia prima, dalla sera alla mattina. Tutto è bene quello che finisce, la solitudine un po' ti imbruttisce. Ora che tu si invecchia prima, dalla sera alla mattina. Tutto è bene quello che finisce, uno nuovo mi sostituisce. Ora che tu si invecchia prima, dalla sera alla mattina. Tutto è bene quello che finisce, la solitudine un po' ti imbruttisce. Ora che tu si invecchia prima, dalla sera alla mattina. Willy. Willy dal nuovo album Io Degradabile, che è il primo album di Willy dove non c'è un riferimento nel titolo a Torino, che di solito c'era sempre un riferimento piemontese o a Torino comunque in qualche modo. Vedi. Si sta internazionalizzando ragazzo, bravo, bravo Willy. Tra l'altro aspettiamo anche la sua versione spagnola a questo punto di un pezzo. Sì, ci può stare, sì, è schifo. Perché non la fai in piemontese, Willy? Te frega, visto che sei... ma adesso che si sta così discostando dall'immagine piemontese, no, ci vuole un qualcosa. Ma invece in napoletano. Ho sentito un'intervista in cui lui comunque è orgoglioso di essere torinese. Torinese. Sì, sì. Parla sempre bene della città di Torino, cioè bene, insomma, è dentro quello che succede sempre a Torino. Certo. Ma perché non dovrebbe essere orgoglioso? Certo, mica è di Bra, per dire. Non lo so perché sono orgoglioso di essere braidese. Non lo so perché alcuni, tipo, facciamo l'esempio principe della musica italiana, Renzo Arbore, che è nativo di Foggia, si spaccia per napoletano. Ma foggiani, sono foggiani, ragazzi. Perché salutiamo tutti noi, i nostri amici che ci ascoltano da Foggia. No, io Foggia è una città, tra l'altro, che conosco abbastanza bene perché ho degli amici. E sai che non esistono le vocali, quindi bisogna... Sì, Foggia è impegnativo. Esatto. No, io dei foggiani so solo che dicono lo scatolo, e questa è una cosa che non mi va proprio giù. Ma ne abbiamo già discusso una volta. Comunque, giusto, ci sono, perché insomma, ti rendo partecipe del mio punto di vista. Ok, sì. Lo scatolo. Lo scatolone suona la malissimo, okay. Però perché lo scatolone, cioè la scatola grande diventa scatolone, diventa maschile. Perché questo mondo è fondato sul patriarcato. Sì. E quindi tutte le cose grandi sono maschili. Non potrebbe tutte, essere, non tutte. A volte ci sono delle eccezioni. Però non è il caso di andare insomma. Scusate un attimo di Marco Ceo si è un attimo impadronito di me. E allora vi lascio la parola perché ricordiamo, posso ricordare che dopo questa trasmissione ci sarà Brasso i 90. Ma con certo. Il mitico Lele alla regia. Grazie per avermi ospitato, vi ripasso la parola. Va bene, allora facciamo che lanciare, se riusciamo. Forse questa volta ce la facciamo? Sì, che ce la facciamo. Un altro pezzo, sempre da Io Degradabile, il nuovo album di Willy Peyote, in questo caso Quando Nessuno Ti Vede. Come un armadio di vestiti che non metti più, che non ti cerco e non mi cerchi tu. Il giorno che divento ricco c'ho la servitù, non mi servi più. Cerchiamo tutti un modo per fare a meno degli altri. So che in qualche momento potrei mancarti, ma non ti servirei se esistesse un vibratore che ti ascolta e ti dice che è una stronza la tua collega bionda. È riduttivo, che schifo, è offensivo. C'è un bordello con le bambole aperto a Torino. Servi se consumi fin quando sei vivo ed essere soli è un buon incentivo. Io non me la sento, tu non te la senti. Abbiamo avuto solo brutti esempi, ai figli serviranno due genitori presenti e non avrò mai soldi per gli alimenti. Sai cosa pensavo? Che tutto bello finché non ci conosciamo. Ci innamoriamo con due sguardi da lontano, ma mano a mano che poi ci abituiamo non c'è più. Sai cosa pensavo? Che tutto bello finché non ci conosciamo. Questa storia sembra bella da lontano, ma mano a mano che poi ci avviciniamo non lo è più. Chi sei davvero quando nessuno ti vede? Chi sei davvero quando nessuno ti vede? Stavi sognando ad occhi aperti? Meglio se mi avverti, meglio se lo eviti, lo dicono gli esperti. Meglio se mi lasci stare subito e non ti affezioni. Non ho idea di come funzioni. Con l'età si fa esperienze, con criterio impari a fare gli stessi errori, ma molto meglio. Impari ad essere prima chi sei, o fai codardo e lo decide lei. Tanto un giorno viene fuori chi sei veramente, e i vicini a studio aperto salutava sempre. Non sai cosa si nasconde dentro ste famiglie, col profilo condiviso sotto un serial killer. Hai pensato a quanto è lunga una vita intera, e noiosa ed inquinante come una crociera. Siete la meglio coppia primitiva Adamo ed Eva, finché lei ti lascia citando Joe Evan. Sai cosa pensavo? È tutto bello finché non ci conosciamo. Ci innamoriamo con due sguardi da lontano, ma mano a mano che poi ci abituiamo non c'è più. Sai cosa pensavo? È tutto bello finché non ci conosciamo. Questa storia
sei davvero quando nessuno ti vede. Oh mamma mia, sembra una bomba d'orologeria. Se lei leggesse la cronologia, se vi scambiate il cellulare entrambi, chi siete quando non ci sono gli altri? Mamma mia, sembra una bomba d'orologeria. Tu ti giustifichi e comunque sia, nessuno ti crede. Chi sei davvero quando nessuno ti vede? Sai cosa pensavo? Che tutto bello finché non ci conosciamo. Ci innamoriamo con due sguardi da lontano, ma mano a mano che poi ci abituiamo non c'è più. Sai cosa pensavo? Che tutto bello finché non ci conosciamo. Questa storia sembra bella da lontano, ma mano a mano che poi ci avviciniamo non lo è più. Sai cosa pensavo? Che tutto bello finché non ci conosciamo. Ci innamoriamo con due sguardi da lontano, ma mano a mano che poi ci abituiamo non c'è più. Sai cosa pensavo? Che tutto bello finché non ci conosciamo. Questa storia sembra bella da lontano, ma mano a mano che poi ci avviciniamo non lo è più. Sai cosa pensavo? Chi sei da quando da lontano non mi vede, non c'è più. Sai cosa pensavo? Chi sei da eccoci. Bella, allora, funky questa canzone nuova di Willy. Ma lui è bravissimo. A me piace un sacco. È bravissimo Willy, sì. Ma non ce la può fare il coverizzatore misterioso, non ce la può fare tra l'altro sono qua che gli sto tirando dei calci per farlo andare via. Vada. Prossima settimana vediamo. Settimana io ho già commissionato un pezzo trap qualunque. Va bene. Adesso glielo diciamo al coverizzatore, insomma, vediamo che cosa ci dice. Non si sa, sarà un mistero. Allora, qua intanto ci mandano dei messaggi. Ciao ragazzi, aspetto il classificone di fine anno. Si può fare? Sì, si può fare. Certo, sì. Tanto io non so nulla, fai tutto tu Gianluca. Perché? Cosa c'hai di diverso dal solito? Dobbiamo di nuovo succare i 10 dischi migliori del 2019, tutti gli anni. Esatto. Ah, va bene, quindi siamo nella fascia giusta dell'anno. Quindi non mi aiuterai a stilare la classifica. Io la faccio tutti gli anni, è un foglio bianco, tutti gli anni la faccio. Questi sono gli anni che mi sono piaciuti quest'anno. Esatto. Niente. No, non è vero, sei cattivo. Sto scherzando ovviamente, ti aiuterò senz'altro. Allora, intanto salutiamo anche Roby che dice manco io non funziona un cazzo, sabotaggio. In effetti sarà quello. Non posso dargli chissà torto, in effetti oggi non funziona un cazzo. Non ho capito niente. Roby. Sì, dice che se non c'è lui manca e salta tutto. Se non c'è lui manca la luce, però. Ma lui allora ci sai io, Roby. Ok, l'abbiamo fatta arrivare solo perché basta giallo, basta che premi F4 e tutto funziona. E boh, via. Cioè, prova a premere figa. F4. Aspetta. F4 e vai. Tutto a posto. E si viaggia che è una meraviglia. F4 che è questo tasto che molti si chiedono a che serve? A resettare tutto. Io conosco F5. È l'unico tasto del computer di Dio, è F4. Cioè ha un enorme computer con un F4. Quando deve fare qualcosa schiaccia F4. No, io ho F5 che è quello per aggiornare. Bene, che ragazzi, uso quindi, quando compri i biglietti. Attenzione ascoltatori. Vi stiamo facendo anche delle lezioni di informatica sì, cioè. E anche di teologia nel frattempo. Teologia e informatica. Teo informatica. Bello. O informologia. Allora io vi dico già che siamo talmente lunghi che mi sa che taglieremo in toto la rubrica Ti amavo, che è la rubrica finale. Quindi informologia oggi sembra anche un reparto. Siamo arrivati quasi alla fine. Praticamente sì, praticamente sì. Perché è arrivato, proviamo, io ci riprovo. Fantastico. Questa va che è una meraviglia. Qua vi faccio sentire Sam & Stan. Li conoscete Sam & Stan? Ho pianto in discoteca. Anche a me è successo più di una volta. Ho pianto in discoteca. Sono andato nel club solo come cliente. Faccio salto nel bar, ma il barista era assente. Come bere non so, chiedo molto insistente. In modo farò, perché c'è il cliente. Tutte le promesse perse in due spunte blu. Anno nuovo, cazzo ridi, ma non ci sei più. Credo nel karma, gli spot alla TV. Nella fisica quantistica discoteca.
Electro Radio Mandarox. Join the club. Che bella notizia. Sì, bello. Ce l'avevi con me o con Enrico? No, con Enrico. Le volte che mi hanno detto questo, io comunque ho apprezzato un casino. Sì, no, ho detto bel belle pezzo. Cose da sentirsi certo. dire. No, no, bel pezzo, arrangiato bene, bravi, bravi. Sì. Questa è la versione remix, mi fai venire di Postino e questo pare sia l'ultima canzone in assoluto di Postino, non usciranno altri pezzi. Ma è quello che portava la posta a me, ma perché il Postino film. Non suona sempre due volte. Perché in questo Postino caso, in questo caso non suonerà no, più. Spacca sì. la porta, entra. E... No, perché vi avevo promesso un medico, avevo detto no, ci sarà un medico ed è lui. Ah, quindi da Postino diventa medico. Diventa adesso. Medico, sì, ha fatto un post, Postino ha fatto un post. Ha fatto un postino. Un piccolo posto, un postino. Esatto. Dove dichiarava il suo addio alla musica perché fondamentalmente è diventato grande. Insomma, si è laureato, ha finito tirocinio e tutto quello che doveva fare. Ha ricevuto un'offerta di lavoro che gli preclude la possibilità di andare in giro. Vabbè. Sì, effettivamente il medico forse no. Un altro grande medico della musica italiana, Enzo Iannacci, ce l'ha fatta però a fare due carriere. Quindi postino. Dai, Postino, insomma, prendi dai. Esempio e fai anche tu il doppio ci lavoro. Ci vuole della forza di volontà, ma noi crediamo in te, Postino. Assolutamente sì. E allora, questo era il momento, invece, il momento finale con la rubrica Ti amavo, quindi quella dedicata alla musica vecchia. Ce la facciamo? Non ce la facciamo assolutamente perché siamo niente. Lunghissimi. Non so ma se... poi tanto non ti partirà. Tanto non mi partirà. Oltretutto, sentiamo solo la sigla. Vai. Ti amavo davvero. Cioè, bello, quindi questo era il nostro Ti amavo.
Se volete posso provare a farla partire, dai, ma no, dai. Perché no, finisce, guardate l'orario, siamo troppo lunghi. Quello che possiamo fare soltanto è salutare. Ma sarà colpa di sto coverizzatore da 4 soldi che avete chiamato oggi, sarà per quello. È colpa sua che ci ha rubato tantissimo tempo, quindi... Quindi ti amo per il sociale anche, noi facciamo esibire, insomma, aspiranti musicisti, se avete un provino non mandatecelo perché tanto non lo ascoltiamo. No, ma venite anche senza provino, chi se ne frega, venite qua. Gustate, magari qualcuno vi apre. Esatto. Quindi ascoltatori, se avete una canzone, una cover e volete venire ad esibirvi qua al Ti Amo, le porte sono aperte. Sì, abbiamo tutta la strumentazione. Ti Amo aspetta voi. Sì, esatto. Ma se avete anche un consiglio per il nostro coverizzatore misterioso, se c'è qualche canzone che vorreste sentire arrangiata, sì, dal nostro coverizzatore, scrivetecelo al 349-192-7726 anche in settimana. Noi raccogliamo i vostri pareri. Perfetto. E sul profilo Ti Amo ci scrivete sia su Facebook che su Instagram. Allora aspettiamo miriadi di richieste per questo spazio che abbiamo, che avete creato, perché io sono un ospite, probabilmente non ci sarò più dal prossimo Ti Amo. E chissà. Chi lo sa, io mi sono trovato molto bene e vi ringrazio per l'invito. Possiamo far venire te al posto di Roby tutte le volte. Così non mi funzionerà un cazzo tutte le volte. Vabbè, quindi mi dai del menagramo. Beh, ma oggi è andata così. Io due domande me le farei. Ma siamo una grande famiglia, quindi c'è sempre posto per una persona in più, Enrico. Ricordatelo. Ah, bene, avete una visione allargata, quindi, certo, del Ti Amo. Mi fa piacere. Sì, l'amore si fa in due, ma anche in tre, in quattro, in cinque. Sì, sì. Sì. Ciao, sì, Monica. Sì, sì, sì. 6, 7, 8, 10, 11. Abbiamo uno che è stato silente fino adesso e quando ho detto questa minchiata si è palesato. Si è svegliato. Messaggi? Sì, è arrivato un messaggio e ci suggeriscono Ottima Scusa di Willy Peyote. Ottima Scusa di Willy Peyote. Bene, raccogliamo il suggerimento e insomma parleremo con il nostro coverizzatore a vedere. Esatto, se... e ci dovrete ascoltare per forza sabato prossimo per sapere quale canzone abbiamo scelto. Questa, esatto, è la prima papabile, aspettiamo altre proposte, poi insomma valuteremo. Perfetto, quindi a sabato prossimo, però ricordatevi gli appuntamenti che non ci sono, stasera non c'è un cazzo. Voi ricordatevi gli appuntamenti, i vostri per esempio. Ma come non c'è ricordatevi di pagare le bollette, di pagare le tasse. Giallo. Attenzione, fermi tutti che qua è arrivato un altro suggerimento che è pazzesca di Mischeta. Ehi, bene, questa ci bene, piace. Questa ci quella piace. La faccio io. Ok. Invece no, c'è Brasso in 90 che parte alle 16 qua a Brown the Rocks. Sì, certo, non pensavo agli appuntamenti e serali. Domani alle ore 18 non perdete la diretta di Brown the Rocks al Palazzetto dello Sport, Abete Bra Basket contro Basket Collegno, condotta da quel mostro sacro dello sport braidese che è Danilo Lusso, insieme al sottoscritto che è emozionatissimo perché è una cosa che non vedo l'ora di fare. Domani alle ore 18 per chi volesse, diretta Radio Cronaca, Abete Bra contro Basket Collegno, partita di cartello tra l'altro. Perfetto, invece con il Ti Amo appuntamento sabato prossimo, sabato, sempre alle 14. Ciao! Ciao! Ciao. Rete, ha segnato la Virtus Castelfrendano, ecco, ah no, il capace, sbagliato, correggo, che l'ha sbagliata? Ai, 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 rettifico, c'ho il sole che mi copre, mannà, è il sole che mi copre, Ti amo il venerdì sera, il venerdì sera, ti amo il venerdì sera. Ti amo il venerdì sera, il venerdì sera, ti amo il venerdì sera. Ti amo il venerdì sera, il venerdì sera, ti amo il venerdì sera. Ti amo il venerdì sera. Brown the Rocks. Join the club. Electro Radio.